Notiziona del giorno, il Papa è stato scomunicato. Se sapeva da un pezzo, io ho saputo da subito, appena sono nato, da Avatar, così, un piccolo Avatar, ho capito subito, no? Perché? Dici perché? Ma ora ve lo spiego, no? Allora, avete presente le parole, no? Tante volte uno dice copre, poi in italiano si mette la S davanti e che significa il contrario, tipo scopre, no? Copre, S, scopre, giusto? Tipo corda, scorda. La chitarra, quando gli metti la S, se scorda. No, infatti, dove ho messo la chitarra? Questa è la battuta. E questa pure. Vabbè, dobbiamo parlare seriamente, perché non sto a scherzare. Il Papa, purtroppo, si è scomunicato da solo. Perché? Non è che manco gli altri, cioè proprio in autonomia si è scomunicato. Perché? È un po' una cosa comune che succede, che questi papi hanno il vizio, cioè il vizio o il dovere di scomunicare quelli che gli danno fastidio. L'esempio è, per esempio, la grande scomunica, ma proprio globale, quella che è avvenuta quando si è divisa la Chiesa d'Oriente con la Chiesa d'Occidente, Occidente Cattolica, Oriente Ortodossa, che poi ortodossa è proprio una cosa, ortodossa dovrebbe essere quella brava, l'ortodossa, no? Che proprio rimane fedele al diktat, e invece se sono scissi e se sono scomunicati da soli, quelli di Costantinopoli, il patriarca ha detto te scomunico papa, e papa ha detto te scomunico patriarca, nel 1054 mi sembra. Poi che è successo? Ci hanno ripensato, dopo 10 anni si sono rifatti la pace, hanno fatto pace, bravi, perché si fa pace, no? Perché poi scomunicare significa che tu sei cattivello e ti condanno all'inferno eterno, cioè con me non c'hai più niente a che fare, sei cattivo, te ne vai. E lo stesso succede quando con gli imperatori, Enrico IV e tanti altri, ma non è solo con quelli, anche all'interno della Chiesa, con il cardinale Lefebvre e tutti, insomma, quello fa il cattivo di là, ma ce l'abbiamo pure Melingo, mi pare, che è stato scomunicato, perché quella con Maria, come si chiama? Credo, non mi ricordo, però mi pare pure lui. Ma pure la cosa del Grande Fratello, come si chiama? La Marcuzzi l'hanno scomunicata. C'ha la gonnellina. Insomma, qua c'è di manica larga. E se andiamo di manica larga a scomunicare, allora, caspita, il primo scomunicato, the first one, is the Pope. Il Papa. Perché lo chiamano Pope se quello è italiano, che non è italiano, è argentino. Però qua si dice Papa e ognuno fa come gli pare. Perché in questo mondo ognuno fa come gli pare. Però chi ha ragione di scomunicare, di fare un atto puro, così, è il Signore Dio, dal quale dipendiamo. Perché comunicare significa riferire, parlare, anche se non parli, comunque comunichi un messaggio, cioè passi il messaggio nella sua integralità, nella sua purezza. E il Signore Dio è venuto sulla terra come avatar, nelle vesti di suo figlio, il suo figlio unigenito, Gesù Cristo. Lo sai che è venuto Gesù Cristo? Tanti mettono pure in dubbio questo, però noi vogliamo tanto bene a Gesù Cristo che veramente è il nostro lume di questa via oscura, no? C'abbiamo, io sono la luce, la via, la verità e la vita. Questo, chi passa per me avrà la vita eterna, però devi fare quello che dice Gesù. Non devi distorcere tutto, come gli metti in bocca tante cose brutte, no, perché il quinto comandamento è non uccidere. Allora gli si imputa a Gesù Cristo, che ne so, il vitello grasso, di ammazzare il vitello grasso. Magari sono gli evangeli che hanno un po' distorto la realtà, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Si sapeva che non erano i pesci, erano delle alghe. Quindi, se tu mi distorci il messaggio, non stai comunicando, stai scomunicando. E tutti coloro che seguono il messaggio per mezzo di colui che dovrebbe gestire la verità, e cioè comunicare bene, vengono automaticamente scomunicati. Perché la comunione, che sia anche col Signore Gesù, proprio nell'atto pratico di assumerlo anche nel corpo, e la comunione che si ha anche parlando, per esempio con la confessione, infatti si dice mi vado a comunicare, o sbaglio?
vado a comunicare, tu zitto proprio, non dici niente, mi vado a comunicare. Deve essere una cosa fatta in purezza, rispettando le regole che ti ha dato il Signore Dio buono. O so io. E se il Signore Dio buono dice quinto comandamento non uccidere, perché lui vuole bene a tutti, non vuole che un altro fratello uccida suo fratello, o un altro essere che soffre, che capisce cos'è la sofferenza, perché se si fa male soffre, se vede un suo caro che muore soffre, non può uccidere un altro essere vivente che ha coscienza di sé come una mucca e farsi la fiorentina, non è possibile. E allora colui che è stato insignito dal Signore Gesù come suo portavoce sulla terra, Pietro, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Devi farla essere una santa chiesa, perché se tu fai cose diverse da quello che dice il capo, che è Gesù, che è portavoce del Padre eterno, stai sbagliando e stai scomunicando. Non stai più comunicando, stai scomunicando. Questo è molto importante. Perché il Papa purtroppo esalta un po' la carne, no? Dice che lui la vuole addirittura viva, che muccisca quando se la mangia. Gli piaceva fare il macellaio. Stai scomunicando. E automaticamente ti scomunichi, così come fa un capitano allorquando il generale, che è il capo, dà delle direttive, e lui o fa finta di niente o taglia corto, leva la connessione radio e fa come gli pare, perché lui dovrebbe, no? Lo dice proprio Gesù in tanti passi, che lui dovrebbe essere il portavoce: ciò che legherai sulla terra sarà legato in cielo. Ma se farai ciò che dice il capo, seguirai le direttive. E le direttive non sono contingenti a un periodo o a un altro, sono direttive proprio di essenza. Quindi non uccidere è un'essenza primordiale. Questo lo può fare solo il Dio, può levare la vita, perché lui non la leva, ti dà la vita eterna, ti leva solo la vita del corpo, non ti sta uccidendo. Però visto che c'è un corpo che soffre, lo saprà il Signore Dio quando sarà ora di farti morire per suo volere, e non sarai tu che dovrai decidere la morte di nessuno. Quindi se tu accetti gli allevamenti intensivi, accetti la mattanza di carne, stai scomunicando, e stai scomunicando allora quando fai ciò che non vuole il Signore Dio. Cioè quando tu dici che i poveri, bisogna fare le cose per i poveri eccetera, le devi fare pure tu, non devi solo parlare, accettare offerte per fare degli spot pubblicitari, o sbaglio, e poi dire i ricchi non devono fare così. Ma tu sei il ricco più ricco di tutti, non c'è sta uno più ricco di te. Quindi mi sembra un po' parlare, guarda come sono illuminato adesso. Oh, ma sono proprio, ecco, mi sto sluminando, vedi? Lo sto scordando. Ma perché il Signore è così, no? Dà la forza a chi dice cose buone. Allora io vorrei che il Papa fosse il mio vanto. Vorrei che il Papa dicesse: attenzione, non si fanno più quelle zozzerie che fanno in chiesa. Lo dice, però di fare azioni forti, no? Coprire tanti scandali che sono successi. Perché lui lo dice, però poi queste continuano a succedere, queste cose. Tutte queste persone che fanno nel seno della Chiesa, che dovrebbe essere santa, fanno zozzerie del genere, sono automaticamente scomunicati. Ma non per un ordine fatto da uno che non comunica più, e quindi io ti faccio questo e tu mi fai quello, perché poi dopo c'è tutto un intrallazzo interno, no? C'è tutto un gioco di ruoli, un gioco di robettina così. Allora, vabbè, per condonarvi i peccati ci date degli oboli, eh? E quindi abbiamo, vedi che è diventato tutto nero qua, ragazzi. Purtroppo le indulgenze, pagate, ci date i soldi. Perché qua fanno le offerte, no? Prendi questa offerta. No, non è questa offerta. Fanno le offerte, cioè quanto ci date? E allora c'è pure il listino prezzi, perché poi se tu fai un listino prezzi veramente deve essere tassato, no? Io quando faccio i denti devo mettere fattura, là non si mette perché è un'offerta. Però l'offerta, allora, 10 euro non so, la benedizione delle case, 50 euro il matrimonio, 150 euro il funerale, che io tra l'altro non mi posso godere, cioè pago, oh, come umano pago, però
era meglio che non mi godevo, eh? Fanno così in chiesa, fanno tutta sta roba. Poi, che c'è da dire? Che non te pagano, manco, non sono assoggettati a quello che gli altri comuni persone, magari non scomunicate tipo me, perché io comunico più io col Signore, credo, rispettando i suoi dettami. E quindi loro hanno l'esenzione, non pagano l'IMU. Noi siamo Santa Chiesa, ma la Santa Chiesa non si evince dal fatto che c'è scritto Santa con la S maiuscola, si evince dal fatto che ti comporti bene. E tutte quelle storielle della pedofilia, degli stupri, delle perpetue maltrattate e di questi prelati che fanno gli intrallazzi loro, che non fanno entrare i poveri quando bussano alle porte, tutte queste associazioni che hanno un sacco di soldi e un sacco di immobili che possono ospitare chiunque, possono sfamare, e quando sfamano gli danno roba di morti, poveretti, che quindi fomentano la sofferenza. Perché no, questo non andrebbe fatto. È il Signore, il Dio che sta là a guardare, perché dice, cioè, mamma mia, come mi sono messo io, generale, ho dato alle mie forze d'armata, la santa armata per il bene di tutto il mondo, potere, ne fa le cose, chiudo subito il potere di questi, chiudo e scomunico tutti. Ma proprio perché arriva al capo la mia comunicazione, che è stata interrotta, perché non seguono affatto tutto ciò che dice il Vangelo, o so io, quindi sono scomunicati. Sarebbe ora, Papa, visto che è irreversibile, visto che fate così, così come sono irreversibili tante scomuniche fatte, ma le fate tante, tipo Vittorio Emanuele, quando ti ha addirittura invaso lo Stato Vaticano e l'ha annesso al Regno d'Italia, e tu hai scomunicato, è andato contro, ragazzi, questo era proprio il caso di scomunicarlo, però poi Pio IX è andato là e gli ha dato comunque alla fine la soluzione. Per cui se può ritrattare tutto. Allora, io da piccolo avatar, fra consistenza, ti vorrei ricomunicare. La prima cosa che devi fare è devi dire di non mangiare più carne, pesce, non bisogna più mangiare in sofferenza, visto che ci stanno tanti buoni vegetali, graditi a Dio, come dice il Signore. Il Signore, sempre il capo, che è sempre lui. Neveda, gli Hare Krishna, dicono che non si può mangiare carne o pesce, perché c'è sofferenza in tutto ciò, carne e pesce soprattutto. L'uovo, se è un embrione, comunque c'è, ammazzi la vita. Però comunque sia, lo dice, e quelli sono i tuoi colleghi, perché il padre di questi è lo stesso, è il padre, il Signore Dio, il cui figlio è Cristo, Krishna, Cristo, senti che simile, cioè abbiamo più simile noi, diciamo, non mi ci metto pure io, perché tutti siamo figli dello stesso Dio, comunque lo chiami, Krishna è il nome originale, perciò va da sé. Più tu dici Signor Papa, Eminenza Santissima, che non è Eminenza ma è sua Santità, e deve rimanere questa per essere comunicato, dici Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, e dici a tutti quanti di santificare nel Padre nostro il nome del Signore, però non sai come il Signore si chiama, perché lo chiami Dio, ma Dio è un epiteto, Dio significa colui che crea, onnipotente, ma io, come dire, quello là è un umano, sì, però il nome mio è Maurizio, il nome di Dio originale è Krishna, poi ce n'ha tanti altri, c'ha tanti altri nomi il Signore, tipo Rama è un altro nome del Signore, infatti Hare Krishna, Hare Rama, il mantra. Per cui, sua santità, finendo questo bel discorso, io auspico che tu venga subito ricomunicato all'istante e poi rettifichi nella tua peculiarità e nella tua possibilità di fare le cose. Tu devi subito, istantaneamente, oggi stesso, dopo che avrai visto sicuramente questo video, rettificare il tuo mandato e dire da oggi non si fanno più cosacce nella chiesa. Chi viene beccato non viene solo messo insabbiato, ma viene messo alla pubblica gogna. Da oggi non si può più mangiare carne o pesce, da oggi veramente faremo qualcosa di poveri e non parleremo solo per fare gli spot oppure dei grandi banchetti, di modo che la gente ci dia altri oboli, così noi possiamo fare i cavoli nostri con i cardinali che stanno bene, spendendo tutti quei soldi nei giardinetti, con tutte quelle cose che non servono assolutamente a niente, perché un po' di cose belle ci vuole, ma no che devi spendere in spese esorbitanti per mettere a posto la finestra
bella che deve essere fatta bene, poi no, c'ho lo sfizio, allora mi metto dentro l'arredamento per il cardinale, come gli pare al cardinale. No, tutto questo va levato, non ci devono essere più quelle cosacce zozzette che avete fatto all'epoca, le crociate, l'inquisizione, e qua il rogo di questo, di quell'altro, che avete scomunicato e mandato al rogo tante brave persone, oltre che scienziati, che hanno fatto qualcosa di buono per il popolo, ma siccome andavano contro la dottrina manipolata da questa non santa chiesa, evidentemente l'avete scomunicato. Quella prima arma che avete è quella dello sparacchio dell'inferno, perché voi tramite quest'arma dello sparacchio dell'inferno fate inginocchiare le persone di fronte a voi e manipolate la mente come nessuno può aver fatto nel corso del mondo, perché è molto facile avere dei fedeli che per la dottrina si inginocchiano di loro sponte, la loro spontanea volontà, che forzare qualcuno a fare qualcosa, perché per come li manipolate con lo sparacchio dell'inferno, di cose che vi siete inventati voi, avete degli schiavi e dei fedeli che non solo vi vengono a seguire e sentono tante cose che dite che non sono consone alla comunicazione del Signore con tutto quello che dovrebbe essere fatto sulla terra, ma vi fate da un sacco di dindini, bei soldini. Quindi da oggi in poi, se tu sei il capo della Santa Chiesa e ti vuoi di nuovo comunicare, non basta fare degli atti così un po' formali, ma bisogna fare le cose fatte bene. Papa, ricordati, condividete questo video, perché io sono sicuro che il Papa, da bravo Papa, è buono, perché si è abbracciato questa fede, perché sarà buono, così dovrebbe essere, il nostro Papa farà questo. Grazie Papa, ciao!